In questo video, ragazzi, andremo insieme a vedere delle nuove ricompense che hanno proprio a che fare con la collaborazione di Fortnite per Dragon Ball. Mi spiego meglio, infatti, ragazzi, avete capito bene, si usa questa nuova collaborazione e tutte le skin sono uscite nel negozio oggetti di Fortnite e sono acquistabili. Vi ricordo, shoppate il codice creatore Leotech per farmi un grandissimo piacere. E come se non basta, abbiamo un bellissimo deltaplano che può essere sbloccato in maniera completamente caduta. In questo video andremo insieme a vedere come fare per ottenerlo. Ma detto questo, iniziamo subito con il video. A partire da oggi quasi ogni giorno vengono fatti su questo canale un sacco di contest che permettono a voi iscritti di ottenere skin, V-Bucks e un sacco di altri regali all'interno di Fortnite. Mi raccomando, se anche te vuoi avere la possibilità di ottenere uno di questi regali, iscriviti al canale, lascia like, condividi il video, commenta qua sotto il tuo di Epic e inserisci il mio codice supporto creatore Leotech e mandami la foto, così ti andrò a ripostare. Grazie mille se lo farai. Ragazzi, stamattina mi è arrivata la mail di Amazon che stanno per arrivare tutti i nuovi fumetti a casa mia, ovvero i nuovi fumetti Marvel Fortnite che andrò a regalarvi a tutti voi. Quindi vi chiedo ancora pazienza per qualche giorno, perché tra poco stanno per arrivare i nuovi codici e andrò a fare subito i giveaway. Quindi vi chiedo perdono se in questo video, ma probabilmente nei prossimi 2 o 3, non ci saranno altri codici. Comunque grazie per la comprensione, ma passiamo subito a vedere effettivamente tutti i leaks del video. Allora, in poche parole, ragazzi, come sapete sono state introdotte le nuove skin di Dragon Ball, Virus, Vegeta e Bulma qui su Fortnite. E queste skin non sono sbloccabili in maniera gratuita, infatti possono essere solo shoppate nello shop che andremo immediatamente a vedere. Infatti guardate qua che bellissimi stili aggiuntivi anche per la skin di Goku, sono davvero fantastici. Questo significa semplicemente, ragazzi, che andando qua nella sezione potenza scatenata Dragon Ball abbiamo appunto un sacco di ricompense gratuitamente. Infatti, ragazzi, queste 12 ricompense a tema Dragon Ball sono tutte gratuite. In teoria sono 13 perché abbiamo anche la skin, ovvero il bundle, diciamo, questo qua, deltaplano di Shenron. Davvero una cosa, a mio parere, fantastica. Guardate qua che bel deltaplano. Può essere sbloccato in maniera completamente gratuita andando a completare tutte queste sfide. Prima di andare a vedere quali sono le sfide e come ho completato, volevo andare a fare la reaction a tutto quello che è uscito di oggi. Allora, abbiamo la skin di Goku della Season 3, capitolo 3. Molto molto carina come skin, ragazzi. Il tasto decorativo bastone Nioi, bastone del potere. Davvero abbastanza interessante, ragazzi. Il piccone, anche bastone Nioi, ragazzi, che in teoria dovrebbe essere, infatti, ragazzi, questa qua viene preso, diciamo, dal dorso decorativo. Poi abbiamo la skin di Beerus, molto molto bella anche questa. Devo essere sincero, non me l'aspettavo così bene. Secondo me, commenta qua sotto cosa ne pensi, questa collaborazione, in particolare le skin, sono state fatte molto meglio rispetto alla collaborazione di Naruto. Commenta qua sotto cosa ne pensi. Il dorso decorativo pesce oracolo, che dovrebbe essere in teoria proprio di Beerus. La schermata di caricamento, andiamo a vedere la schermo intero, molto molto interessante. Infine, ragazzi, l'emote integrata caricamento di Goku, davvero fantastico, come si cambia anche i colori. Poi, scendiamo subito avanti con il prossimo bundle da 2300 V-Bucks, abbiamo le due skin, ovvero Vegeta e Bulma. Vegeta, ovviamente, skin fantastica, stili anteprima, stili aggiuntivi di tutti i colori, i capelli, le varie evoluzioni. L'emote integrata a caricamento di Vegeta è uguale a quella di Goku, cambia solo leggermente il colore. Comunque, dovrebbero essere uguali le emote, sì, infatti anche i nomi sono gli stessi. Poi abbiamo ancora tutte le skin, e ora qua arrivano le parti interessanti. Allora, nuvola d'oro, quinto. Questa nuvola qua, ragazzi, è fondamentale per delle sfide per ottenere l'altro deltaplano in gratuito, che andremo subito a vedere. Come vedete, appunto, costa 800 V-Bucks, quindi comunque non è un deltaplano proprio così economico, però se l'attivi di me, ragazzi, li vale tutti, in particolare se spesi col codice relato con il cofo oggetti di Forte. Quindi grazie mille se lo fate, mandatevi la foto su Instagram e vi andrò a ripostare. Allora, ragazzi, ecco qua altro deltaplano di Beerus stavolta, o di Vegeta. No, ragazzi, qua dovrebbe essere di Vegeta, utilizzata principalmente per invadere altri pianeti per parte del set Dragon Ball Season 3 capitolo 3, da 800 V-Bucks. In teoria il personaggio non dovrebbe stare dentro, no, infatti il personaggio lo cavalca, diciamo. Poi qua parte interessante, piccone, bastone dell'eremita della tartaruga della skin di Muten Roshi. Questo potrebbero essere dei leaks, che potrebbe arrivare la skin di Muten Roshi. Bene, probabilmente sì, ragazzi. Comunque, carapace dell'eremita della tartaruga, davvero secondo me idea geniale mettere queste cose. E infine qui la parte interessante, fusione. Ragazzi, questa qua è una delle emote di Dragon Ball, penso, mie principalmente preferite. Guardate qua che bella, ci vorrebbe anche un altro personaggio, così faranno tipo la specie di boom, ma non so come si dice. Sì, insomma, avete capito. Comunque andiamo subito a vedere come ottenere questo deltaplano, perché andiamo qua nella sezione gioco, andiamo nella sezione incarichi Dragon Ball. Andiamo a fare subito la prima sfida, ovvero visita un'area di addestramento conosciuta. Andiamo a mettere il ping, andiamo a vedere. Nel frattempo noto che hanno subito cambiato la schermata della battaglia reale con Goku e Vegeta, davvero fantastica. Allora, ragazzi, vi faccio vedere
sempre da questo youtuber americano Comrades, vi lascio anche il link sotto in descrizione, quindi grazie mille per questo video, davvero bellissimo. Comunque questo qua, appunto, perché a me è crashato Fortnite e non mi si apre più. Comunque, per fare la prima sfida, che sarà l'unica che vi farò vedere in questo video molto breve, appunto va qua dietro, diciamo, alla Kame House, che la potrete vedere tranquillamente quando andrete ad interagire con la sfida, vi apparirà nel ping in alto a destra dove dovrete atterrare. Atterrando otterrete appunto 3 power level, ovvero diciamo 3 punti energia che ti serviranno poi per continuare con il tuo percorso in questa via delle sfere del drago. Tra l'altro volevo far notare una cosa molto interessante, ovvero tutte le sfide le ha fatte anche sul suo canale, andatela a seguire, mi raccomando, fa dei video bellissimi. E tra queste cose, ragazzi, tra cui la prossima sfida ci chiede di andare ad acquistare un oggetto da una vending machine. Ovviamente, scusate, ve li farei vedere io se solo Fortnite mi fosse crashato, sinceramente non so come fare, porterò più da un tecnico. Non va più niente, quindi mi sa che anche domani non so che video portarvi. Comunque andremo a vedere tra poco. Comunque, come distruggere oggetti con un Kamehameha, perché è un'altra sfida. E infine apri la Capsule Corp e partecipa ad una battaglia di match in varie partite su Fortnite. E tra queste cose, ragazzi, appunto, con i prossimi andremo a vedere come sbloccare tutte le altre cose che hanno a fare questa nuova collaborazione di Dragon Ball. In caso il video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate like, condividete il video. E questo ci vediamo con i prossimi video qua all'interno del canale.